finiamo il corso di disegno occupandoci della rappresentazione delle varie parti del volto umano. Questo video sarà sicuramente il primo di una serie. E oggi ci occuperemo della rappresentazione dell'occhio, che come sappiamo è l'elemento più espressivo, del nostro viso. Osservando gli occhi di qualcuno siamo capaci di comprenderne gli stati d'animo, come la malinconia, la felicità, la tristezza o la gioia. Per rappresentare gli occhi sulla carta, però, bisogna tenere conto di vari fattori. In primo luogo la posizione, perché un occhio può essere rappresentato in modo frontale, di tre quarti, ma anche di profilo. Conoscerne la struttura, o per meglio dire le parti di cui è composta, è necessario se vogliamo riportarlo su carta. Vi mostro quindi un'immagine che è appunto un esempio per farvi comprendere quali sono le parti di cui è composta, il nostro organo visivo. Dall'immagine riconosciamo il bulbo oculare, che ha una forma rotonda, e l'occhio vero e proprio, che è composto da una palpebra superiore ed inferiore, una rima interna superiore ed inferiore, una pupilla, l'iride e la sclera, insieme alla coruncola lacrimale. Allora, tenendo presente che il bulbo oculare ha una forma rotonda, di conseguenza anche l'iride e la pupilla avranno una forma rotonda. Questo concetto però vale solo se siamo intenzionati a disegnare l'occhio in posizione frontale, perché se volessimo farlo dei tre quarti ci accorgeremo che la pupilla e l'iride avranno una forma leggermente distorta e quindi non sarà perfettamente circolare, come la vediamo appunto frontalmente. Questo vale anche per quanto riguarda la rappresentazione di uno sguardo rivolto all'insù, all'ingiù o di lato. Bisogna tenere presente tutte queste eventualità, ma se siete alle prime armi, se state cominciando a disegnare da poco, io vi consiglio di cominciare a rappresentare gli occhi, ma il viso in generale, sempre in posizione frontale. Prima di tutto perché è più semplice e poi perché ci permette di capire il viso da quali elementi è composto, qual è la loro forma, quali sono le loro proporzioni e tutto il resto. Quindi adesso vi lascio il filmato, buona visione, ci vediamo dopo. Allora, cominciamo subito il nostro lavoro. Prima di iniziare vi consiglio di utilizzare tre matite, una B, una 2B e una 3B. Allora, ho iniziato tracciando innanzitutto due linee perpendicolari che hanno la funzione di linee di riferimento per individuare il centro della pupilla. Non sono obbligatorie, ma sono molto utili ai principianti per non incorrere in errori banali. Dopodiché ho cominciato la fase di abbozzo. Chiaramente questa è una fase che verrà continuamente ritoccata man mano che si procede con il disegno, perché è proprio durante l'elaborazione che si individuano poi le linee e i tratti sbagliati da correggere con la gomma. Ho tracciato delle linee arrotondate che ricordano la forma di una mandorla, dopodiché mi sono trasferita nella zona dell'iride, arrotondandone la forma. Ho individuato le zone di luce e ho tracciato delle linee a mo' di raggio che partono dal centro della pupilla, creando una sfumatura lungo i contorni dell'iride che tenderà a schiarirsi mano a mano verso il centro. Questo servirà ad apportare tridimensionalità all'occhio. La zona interna per occuparmi di quella esterna, applicando tridimensionalità, quindi chiaroscuro nella zona delle palpebre. Thank you.
seconda fase invece mi sono spostata nella zona della rima superiore ed inferiore delle palpebre a cui ho aggiunto le ciglia. Ho tracciato poi il disegno delle ciglia. Le ciglia nella zona destra andranno verso destra, nella zona di sinistra verso sinistra, per poi incrociarsi entrambe al centro. La stessa cosa ho fatto nella palpebra inferiore, tenendo presente che le ciglia nella palpebra inferiore sono molto più rade e più sottili. Tornata nella zona interna dell'occhio per occuparmi della sclera, anche se si tratta di una zona completamente bianca, presenta comunque delle zone di luce e di ombra che non possono essere tralasciate. Anche in questo caso ho applicato il chiaroscuro in questa zona per rendere tridimensionalità all'occhio. È necessario applicare le ombre proprio in questa zona, perché un disegno senza ombre nella zona della sclera risulterebbe poco realistico. Per finire poi ho aggiunto ulteriori dettagli, scurendo maggiormente le zone in ombra con una matita più scura, in questo caso una 3B, e schiarendo con l'aiuto della gomma pane le zone, colpite dalla luce. Per finire poi ho aggiunto le sopracciglia.
due cosettine. Innanzitutto, che se avete dubbi, domande, potete lasciarmi un commento, tanto io vi rispondo cercando di chiarire ogni vostro dubbio per quanto possibile. Poi mi rivolgo a tutte le persone che sono all'ABC, insomma, del disegno, che sono poco pratiche, non hanno imparato bene. Ecco, non bisogna pretendere troppo da se stessi, non bisogna sprofondare nella depressione, ecco, perché magari la prima cosa che ci viene in mente quando stiamo cominciando a disegnare è che Madonna, non riuscirò mai, adesso mi uccido, mi butto dalla finestra, insomma, sono cose che potrebbero succedere. A volte può essere veramente molto frustrante, specie all'inizio, ma solamente con l'esercizio e con la pratica si può acquisire la tecnica e soprattutto la manualità. Tra l'altro, bisogna avere tanta tanta pazienza, ecco, bisogna armarsi di pazienza perché purtroppo in questo tipo di lavoro non esistono trucchi. L'unico trucco è continuare a disegnare facendo sempre pratica. Questa è una cosa che più volte vi ho ripetuto, purtroppo non esistono magagne e, come vi dicevo prima, l'esercizio è l'unico modo per imparare, è l'unico modo per migliorare. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia stato d'aiuto. Se volete aiutare me, lasciatemi un like e condividete. Per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo video di questa serie. Vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!